Gli uomini hanno abbandonato le montagne che stanno tornando selvagge. I boschi avanzano e creano una nuova regione di pini, faggi e querce abitata da grandi predatori. Castelli in rovina e villaggi ormai deserti si popolano di piante e animali. Ci sono più lupi, cervi e orsi sulle Alpi oggi di quanti ce ne fossero due secoli fa. Uccelli considerati estinti riemergono dal passato. Animali domestici abbandonati a se stessi tornano a lottare per sopravvivere e quelli selvatici fingono di essere docili pets per vivere accanto agli uomini. Piante e animali alieni provenienti da mondi lontani si fanno largo ai danni delle specie indigene. Ci aspetta un futuro con piranhas in agguato nei fiumi, gamberi killer nei laghi, pappagalli nelle città. Uno scenario anni fa inimmaginabile, che cambia giorno dopo giorno e del quale, soprattutto, non si vede la fine. Parrocchetto batte Picchio Rosso 1-0. Gambero Killer batte Gambero d'Acqua Dolce 1-0. Testuggine Americana batte Testuggine Europea 1-0. E la serie potrebbe continuare a lungo. Sono questi i risultati del campionato in corso fra specie indigene e specie aliene. Le prime vivono in questo territorio da sempre, o quasi. Le seconde vi sono comparse negli ultimi 50 anni, spesso più di recente, perché portate dall'uomo, volutamente o inavvertitamente, un po' come i conigli che invasero l'Australia. E come i conigli in Australia che devastarono un intero continente, anche questi animali stanno devastando non solo la natura, ma anche i paesaggi di intere nazioni. Difficile immaginare che un animale piccolo e apparentemente inoffensivo come una tartarughina acquatica possa provocare un disastro ecologico. Ma è così. Per l'esattezza, si tratta di una testuggine d'acqua dolce, Trachemis scripta. Uno dei milioni di esemplari che sono venduti in tutto il mondo come animali da compagnia per i nostri acquari e per i nostri giardini. E si sono rivelati un'autentica peste per la biodiversità degli stagni, dei fiumi, dei laghi europei, semplicemente perché, in un modo o nell'altro, finiscono fuori del nostro controllo. Se la testuggine rimanesse nel suo piccolo acquario, non succederebbe nulla di male. Continuerebbe a farci compagnia. Siamo pieni di premure per questa creatura. La riempiamo di cibo e facciamo in modo che l'acqua sia sempre limpida. Appena diventa torbida, provvediamo a cambiarla, facendo attenzione che la tartarughina non finisca nel water. È un piccolo animale, ma cresce. Come tutti i rettili, cresce all'infinito, senza sosta. Da adulta rallenta il suo sviluppo, ma comunque continua a crescere, raggiungendo dopo qualche anno dimensioni tali che rendono inadeguato il suo piccolo acquario.
Anche molti serpenti, di cui le nostre case ormai sono piene, sono potenzialmente dei giganti. Un'anaconda può raggiungere i 9 metri, un pitone reticolato i 10, un pitone moluro i 7. Non possiamo aspettarci che un pitone continui a restare piccolo come una biscia per tutta la vita. Crescerà senza sosta, non conoscerà vecchiaia, alimentato con topolini e ratti di allevamento. Mentre il vero appassionato di erpetologia lo sa da subito e non arriverà mai a privarsi del pezzo forte della sua collezione, un acquirente un po' sprovveduto viene colto di sorpresa e finisce per fare quello che non andrebbe mai fatto: liberarsi del suo beniamino. Così arriva il giorno in cui, pensando di fare la cosa giusta, portiamo la tartarughina nel primo luogo che ci sembra adatto, uno stagno nel pieno del rigoglio primaverile. Anche se si trova a 2 passi dai jet che atterrano nell'aeroporto intercontinentale, questo tranquillo stagno della campagna romana conserva il fascino di una palude selvaggia. Tante specie di insetti si muovono nell'aria e sulle piante. Due farfalle camille si corteggiano. Sono fioriti gli iris gialli. Una coppia di cannaiole alleva la nidiata nel nido sospeso alle canne. Anche se non hanno l'apertura alare di un aereo di linea, hanno compiuto un lungo volo per arrivare fin qui dalle savane a sud del Sahara. Più breve è stato il viaggio del martin pescatore, uno scintillante gioiello blu e rosso proveniente dai vicini Balcani. È un mondo che segue le sue regole naturali. Le leggi dell'ecologia che prevedono prede e predatori non sono mai state messe in discussione. Poiché è un animale robusto e adattabile, la testuggine d'acqua americana si troverà benissimo fra rane e girini, pesci e insetti acquatici che rappresenteranno il suo nuovo pasto. Dovrà prestare attenzione ai molti predatori che affollano il piccolo stagno, come i cormorani dal becco uncinato e soprattutto gli aironi dal becco acuminato come un arpione. Un airone cenerino scruta fra le canne. C'è qualcosa che lo interessa. Non muove un muscolo, non batte gli occhi. Potrebbe essere la fine dell'avventura della piccola tartaruga prima ancora che sia cominciata. Un pesce guizzante e fiocinato con maestria. Gli aironi preferiscono i pesci, non amano cimentarsi con un animale rivestito da un guscio duro e coriaceo. Anche le anatre non danno fastidio alle testuggini. Sono animali rumorosi e perennemente affamati, ma il loro cibo è rappresentato dalle piccole particelle filtrate. Non mangerebbero mai una testuggine. Poiché siamo vicini a una grande città, dove migliaia di tartarughine sono tenute in casa, questa è solo la prima di una lunga serie di esemplari che saranno liberati nello stagno. Nel fitto del canneto, le nutrie sgranocchiano le canne, il loro cibo preferito. Hanno qualcosa che risulta familiare alle tartarughine.
Anche le nutrie, infatti, sono cittadine americane con permesso di soggiorno a lungo termine. Sono roditori vagamente simili a un grosso ratto o a un castoro e provengono dall'America meridionale, dove sarebbero rimaste volentieri, ma nel secolo scorso sono state importate in Europa per fornire pellicce. Un destino crudele per un animale in fondo pacifico. Qualcuna più fortunata delle altre è riuscita a scappare e a nascondersi sulle sponde dei fiumi e degli stagni, conducendo una vita clandestina. Poi, una volta passata di moda la pelliccia di castorino, ha potuto mettere il naso fuori e dedicarsi alla sua famiglia e alle sue attività preferite senza timore di essere trasformata in una giacca. Le nutrie si sono riprodotte a ritmo elevatissimo, tanto che oggi ce ne sono milioni in tutta l'Europa e i loro effetti cominciano a farsi sentire. Devastano la vegetazione acquatica, mangiano i prodotti dei campi e scavano profonde tane che minano la solidità degli argini. Non tutti gli animali alieni possono insediarsi con successo in un nuovo habitat, riprodursi e aumentare di numero. Riesce solo una volta su 10.000 o 100.000. Dipende dalle capacità intrinseche della specie, cioè dalla sua scaltrezza e capacità di adattarsi alle novità, dalle caratteristiche del nuovo regno, da un pizzico di fortuna e anche dall'aiuto da parte dell'uomo. Per attecchire, gli alieni hanno bisogno che qualcuno li nutra, almeno all'inizio. Suscitano compassione e tenerezza. Toccano le corde del nostro animo, come questi daini. Sono parenti dei cervi, introdotti in Italia dai Fenici o dai Romani, che li hanno prelevati in Mesopotamia, la loro zona di origine. Da allora si sono diffusi ovunque, perché sono più prolifici e rustici di caprioli e cervi. Ma in alcune situazioni diventano talmente numerosi che assediano gli esseri umani per rimediare un po' di cibo. Le nutrie hanno ricreato insieme alle tartarughine una Little America nel cuore dell'Europa. Ma forse i legittimi padroni di casa non sono troppo contenti di questa invasione. La testuggine d'acqua americana, che potrebbe essere della forma a guance rosse o di quella a guance gialle, finisce prima o poi per scontrarsi con le delicate testuggini d'acqua europee. Animali che le somigliano molto, ma sono più piccole, si riproducono molto più lentamente e sono meno aggressive. Se c'è qualcosa da mangiare, quella americana arriva prima. Se c'è un luogo adatto dove prendere il sole, quella americana lo tiene per sé. Se c'è un angolo tranquillo e riparato per deporre le uova, quella americana lo monopolizza. In acqua, le testuggini sono praticamente invulnerabili, corazzate, veloci, capaci di restare in immersione per tempi molto lunghi. Difficilmente temono qualche nemico. Però hanno bisogno di regolare la temperatura del corpo e quindi devono uscire all'aperto per riscaldarsi. A quel punto, quando si espongono ai raggi del sole, potrebbero incontrare una volpe, un uccello rapace, ma sono sempre pronte a tuffarsi al primo segnale di pericolo.
Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, lo stagno diventa troppo piccolo per tutte e due. Le testuggini d'acqua europee finiscono per riprodursi poco e male, per morire, o sono costrette a emigrare in qualche rifugio segreto. Adesso in questo stagno ci sono solo testuggini americane, sempre più grandi, sempre più voraci, sempre più invadenti. Nessun animale riesce a catturarle, sono inespugnabili. All'approssimarsi dell'inverno si preparano ad andare in letargo, scavandosi un comodo rifugio nel fango delle sponde. Potranno sopravvivere anche al ghiaccio e alla neve, nel loro sarcofago termoisolante, fino all'arrivo della primavera. La primavera porta una novità nello stagno che è ormai diventato lo stagno delle testuggini americane. Un altro ospite alieno, un piccolo pesce rosso. Speriamo che si trovi bene, è l'augurio che si fa al momento di liberarlo nell'ambiente naturale che comincia ad essere sempre meno naturale. Il pesce rosso, o carassio, si trova benissimo nelle nostre zone, sebbene sia originario della Cina e sia stato a lungo allevato e selezionato. Appartiene a una famiglia, quella delle carpe, di pesci ben adattati alle acque calde e poco ossigenate, in grado di sopravvivere in condizioni nelle quali una trota vivrebbe solo pochi secondi. Ma il pesce rosso è solo il primo di una lunga lista di pesci che hanno invaso le nostre zone a discapito delle specie locali. Alcuni provengono dagli allevamenti, molti dai laghetti per la pesca sportiva. Pescare un pesce gatto è una bella soddisfazione per il pescatore, per non parlare della trota iridea, che è anche buona da mangiare. Entrambe le specie sono nordamericane e sono molto voraci. Mangiano uova, avannotti e adulti di tutte le specie indigene, ma sono poca cosa rispetto al mostro del fiume, il pesce siluro. Questi sono piccoli esemplari destinati agli acquari, ma nei fiumi possono superare i 3 metri di lunghezza e i 2 quintali di peso. Divorano tutte le altre specie di pesci, i pulcini delle anatre, le rane e gli altri animali locali. Dove l'acqua è fredda, molte specie tropicali non riescono a insediarsi e muoiono all'arrivo dei primi freddi. Ma in un piccolo affluente del fiume Fiora, le sorgenti idrotermali mantengono la temperatura dell'acqua sopra i 25 gradi anche in pieno inverno. Un habitat perfetto per la tilapia, il guppi, il portatore di spada e altre specie di pesci tropicali provenienti da un allevamento che da tempo ha chiuso. Pare che ci siano anche alcuni piranha, predatori dei fiumi sudamericani. I pesci tropicali si riproducono, si moltiplicano, si trasformano. Alcuni ritornano all'aspetto ancestrale, annullando decenni di selezione artificiale.
Molti acquariofili, per migliorare le proprie linee genetiche, vengono qui a cercare proprio gli esemplari portatori dei geni selvatici. A pochi metri di distanza, la temperatura cala improvvisamente e i pesci autoctoni riprendono il sopravvento. Ma è solo un episodio di una guerra che sembra perduta. Fra tutti i pesci alloctoni, le gambusie sono particolarmente micidiali, sebbene non superino i 5 cm di lunghezza. Le femmine partoriscono in continuazione piccole gambusie dopo essere state fecondate dai maschi, minuscoli, ma dotati di uno sproporzionato organo riproduttivo. Le gambusie vivono nelle acque stagnanti, anche poco ossigenate, e sono formidabili predatrici di larve di zanzare. Così, per contrastare la malaria, all'inizio del secolo scorso sono state immesse in tutte le aree bonificate, dalla Piana Pontina alla Sardegna, dalle valli venete alla Maremma. Non c'è dubbio che le gambusie abbiano contribuito non poco a debellare il flagello della malaria, ma è anche vero che hanno decimato le popolazioni di insetti acquatici, tritoni, salamandre, rane, di cui mangiano le larve. In alcune regioni italiane ormai il 90% dei pesci che vivono nelle acque interne è rappresentato da specie estranee. Persici trota e persici sole che vengono dal Nord America, insieme a pesci gatto, lucioperche dell'Europa orientale, carassi provenienti dall'estremo oriente. In comune queste specie hanno la capacità di sopravvivere in acque inquinate, l'invadenza, la frugalità. Le foreste pluviali tropicali, pur occupando solo il 6% della superficie terrestre, contengono più della metà delle specie viventi del pianeta, molte delle quali, negli ultimi anni, sono finite non solo negli zoo pubblici, ma anche nelle case dei privati cittadini. Rettili, anfibi, mammiferi, pesci, ma anche farfalle. In questa serra c'è un piccolo ma colorato frammento dell'ordine delle farfalle, o lepidotteri. Questi meravigliosi esemplari di farfalla morfo dalle ali blu iridescenti provengono dall'America Latina, in particolare dalla Costa Rica, dove sono allevati in apposite strutture per raggiungere poi le butterfly house europee, come questa, che si trova a circa 8.000 km di distanza dalla zona di origine dei suoi ospiti. L'allevamento delle farfalle rappresenta di solito un'attività ecologicamente sostenibile, i cui benefici vanno direttamente alle popolazioni locali impegnate nella conservazione del loro habitat naturale. Ma non è sempre così. Il commercio di piante e animali esotici genera un imponente volume di affari ed è regolato dalla Convenzione di Washington. Una convenzione internazionale che permette il prelievo, la vendita e la detenzione di migliaia di organismi vegetali e animali, ma vieta il commercio di alcune specie di animali e di piante, perché considerati in via di estinzione, ma senza riuscire ad eliminare le sacche di illegalità.
Molti animali continuano infatti a viaggiare clandestinamente o con documenti falsi. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'introduzione di specie aliene invasive è una delle principali cause di perdita della biodiversità a livello mondiale e per quanto riguarda il Mediterraneo, i danni maggiori si sono verificati a livello della fauna delle acque dolci. Un piccolo ruscello mormora fra i sassi e i cespugli. Si trova in una remota valle delle nostre montagne. L'acqua scorre limpida e ricca di ossigeno e nessun pesce gatto si è ancora avventurato quassù. Probabilmente vivrebbe male. Qui ci sono solo gli organismi autoctoni. Piccoli pesci come le arborelle e i cavedani. Ci sono i granchi di fiume indigeni che di solito escono allo scoperto solo di notte, ma qualche volta la prospettiva di un buon pasto li attira fuori dalle loro tane in pieno giorno. Ci sono ancora dei gamberi d'acqua dolce, animali considerati in via di estinzione in quasi tutta l'Europa. Il gambero d'acqua dolce sembra un astice. È più piccolo, ma è ugualmente corazzato. Mentre tutti conoscono i principali crostacei marini, pochi sanno dell'esistenza di questo gambero d'acqua dolce, che può misurare più di 12 centimetri di lunghezza e vivere anche 10 anni. Le sue zampe anteriori sono trasformate in robuste chele che funzionano come pinze per stringere e trattenere il cibo, costituito da piccoli animali e sostanze vegetali. Il capo ha occhi dotati di una buona vista, soprattutto di notte, e di appendici sensibili che servono per percepire stimoli tattili e olfattivi. L'addome, invece, presenta una serie di lamelle che non solo permettono al gambero di nuotare, ma servono alle femmine per trattenere le uova, finché non schiudono e non danno vita ai piccoli gamberi. È una specie insidiata da molti predatori, ma è in grado di sopravvivere a meno che un giorno nel suo habitat non si presenti un gambero killer. Chiamato anche gambero della Louisiana, il gambero killer è originario dell'America settentrionale ed è stato importato in Europa per essere allevato a scopo alimentare. Con il gambero d'acqua dolce europeo ha in comune una lontana parentela, poiché anch'esso appartiene all'ordine dei decapodi, nella classe dei crostacei, e ha una superficiale rassomiglianza. Ma poi gli elementi in comune si fermano qui. Il gambero americano prospera anche in acque sporche e inquinate, calde, prive di ossigeno, perfino salmastre. Mangia tutto quello che trova, pesci, rane, insetti e gamberi europei. Ma oltre a tutto ciò, il gambero americano rappresenta una minaccia ancora peggiore, perché è il portatore sano di una terribile malattia che sta uccidendo i gamberi europei. Si tratta di una micosi provocata da un microscopico fungo, la Phanomyces astaci, che provoca la rapida morte dei gamberi contaminati. La peste del gambero sta provocando la scomparsa del gambero europeo in tutto il continente, dal Mediterraneo alla Scandinavia.
Non esistono rifugi sicuri per le forme di vita autoctone. Anche una piccola isola remota, abitata da una popolazione di lucertole endemiche che in tutto il mondo vivono solo qui, un giorno può essere raggiunta da un contingente di lucertole continentali adattabili e aggressive che fanno piazza pulita delle forme locali. Così la comune lucertola campestre sta provocando l'estinzione dell'originaria lucertola di Vagler, che vive in piccolo numero nelle scogliere che si affacciano sui mari della Sicilia. Alcune lucertole continentali sono talmente robuste e aggressive che possono catturare e divorare i piccoli delle forme autoctone insulari, provocando la scomparsa di specie uniche al mondo, come la lucertola maltese. O quella di lampione, che da millenni sopravvivono in piccoli scogli spazzati dal vento marino e bruciati dal sole. Le isole sono i più fragili campi di conquista per gli alieni, poiché i loro abitanti, da sempre isolati, non hanno sviluppato efficaci difese contro altre forme di vita. Ogni nuovo arrivato, se non muore subito, ha la possibilità di profittare di animali inermi e accessibili, come fanno i ratti, che devastano le colonie di berte e di altri uccelli marini. Per evitare che molte specie si estinguano, bisogna intervenire con prontezza e sistematicità, ma i tentativi di arginare l'espansione di piante e animali provenienti da altri mondi sono faticosi e onerosi. Così, nell'isola di Montecristo, il corpo forestale dello Stato è al lavoro per eliminare piante esotiche come l'alianto, proveniente dalla Cina, che va diffondendosi a scapito dell'originaria macchia mediterranea. L'ailanto è un albero nativo della Cina e fu importato in Europa per la prima volta nel 1740. È una specie ornamentale dalla crescita velocissima ed è capace di raggiungere 15 metri di altezza in 25 anni. Cresce velocemente e si propaga con altrettanta rapidità, facendo spuntare dal terreno polloni molto vitali. Ormai nessuno considera più l'ailanto una specie ornamentale. I botanici e i forestali lo indicano come un vero e proprio flagello da eliminare dai boschi. Sono migliaia le specie vegetali alloctone, anche perché pochissime piante di interesse alimentare sono originarie delle zone dove sono coltivate. Dagli agrumi asiatici al frumento mediorientale, alle solanacee americane, è quasi impossibile rintracciare la zona di origine e ricostruire il viaggio delle piante custodite e coltivate dagli uomini. La robinia è una leguminosa nativa del sud-est degli Stati Uniti. Ma già a partire dal secolo scorso si è naturalizzata in tutto il territorio europeo. I suoi fiori profumati e ricchi di nettare permettono agli apicoltori di produrre il delicato miele di acacia, quasi incolore. Una coppia di picchi rossi maggiori è riuscita a ricavare un nido dal tronco di una robinia.
un albero comunque americano. Ormai è difficilissimo distinguere le specie indigene da quelle aliene, gli amici dai nemici. Con le piante possono viaggiare pericolosi parassiti, come i punteruoli rossi. Il coleottero che ha distrutto le palme in tutta la regione mediterranea, modificando radicalmente l'aspetto del paesaggio in molti parchi cittadini e orti botanici. Il punteruolo rosso è un coleottero che proviene dall'estremo oriente ed è arrivato in Europa con qualche carico di piante da vivaio. Le sue larve, che sembrano grandi bruchi bianchi, prosperano all'interno delle palme di varie specie, soprattutto palme da dattero. Quando le foglie delle palme cominciano a piegarsi, è ormai troppo tardi per salvare la pianta. Gli insetti hanno un impatto forte sulle piante e non solo. Alcune forme predatrici tendono a cancellare animali ben noti e diffusi, come le coccinelle. In questo gruppo di coccinelle che si sono riunite per superare l'inverno, si individuano specie differenti. Una di queste, originaria della Cina, sta gradualmente distruggendo tutte le altre. Sarà l'unica presente in un prossimo futuro. L'invasione dello stagno da parte degli organismi alieni, intanto, procede passo dopo passo. Spostandosi a terra, grazie alla loro prodigiosa capacità di sopravvivere anche fuori dell'acqua, i gamberi killer hanno raggiunto queste acque tranquille e in breve tempo diventano molto numerosi. Adesso nello stagno ci sono al 90% animali alieni, testuggini americane, gamberi killer, pesci gatto, pesci rossi. In uno stagno italiano si possono incontrare non solo rettili e gamberi americani, ma anche un uccello originario dell'altra parte dell'Atlantico. Il gobbo rugginoso della Giamaica, fuggito da parchi e collezioni, si sta facendo spazio, probabilmente anche a spese delle anatre indigene, come il gobbo rugginoso europeo, talmente raro che non viene osservato in Italia da 50 anni. La testuggine americana sta deponendo le uova, ultima fase di un atto ormai compiuto. Nasceranno decine di piccole tartarughine e questa volta non dentro un acquario, ma direttamente nell'ambiente naturale, in libertà.
una colonia di pappagalli si è insediata sugli alberi del parco che circonda lo stagno. Appartengono a due specie diverse. Ci sono i parrocchetti monaci, originari dell'America meridionale, e i parrocchetti dal collare, originari dell'India. Entrambe le specie si sono diffuse in Europa alla fine del secolo scorso, a partire da esemplari fuggiti dalle voliere di qualche appassionato allevatore di uccelli. Mentre i parrocchetti monaci sono dannosi alle piante perché distruggono fiori e germogli di qualsiasi vegetale, i secondi stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza degli altri uccelli, in particolare dei picchi, che non hanno più la possibilità di conservare il possesso dei loro nidi scavati a spese di grande fatica. I parrocchetti dal collare sono pronti a rubare ogni foro e a scacciare i suoi legittimi occupanti. Il futuro è rappresentato da un mondo ovunque ecologicamente disturbato, dove la presenza degli uomini sia sempre avvertita in modo più o meno massiccio. Nel bacino di raffreddamento di una centrale termoelettrica, frequentato dagli uccelli acquatici migratori, come nell'aiuola di un parco urbano dove cresce una famiglia di funghi, la mano dell'uomo c'è sempre. Funghi, piante, animali lo sanno e cercano di ricavare un po' di spazio per sopravvivere accanto a noi nonostante tutto. Alcuni ci riescono, altri no. Gli alieni ci riescono meglio di altri organismi e ci fanno intravedere la possibilità di un mondo globalizzato anche dal punto di vista della biodiversità. Poche specie adattabili e invadenti finiranno per popolare tutti gli ambienti del pianeta e, come avviene nelle hall dei grandi alberghi o negli aeroporti, non riusciremo più a capire se ci troviamo in America o in Europa, in Africa o in Asia. Chi si occupa di conservazione della biodiversità non vuole assistere alla distruzione della natura senza intervenire. E mentre da una parte si moltiplicano le campagne per rimuovere alcune specie aliene particolarmente dannose, dall'altra si cerca di costituire delle aree rifugio abitate solo dalle specie indigene. Una di queste è stata destinata al gambero d'acqua dolce autoctono dall'amministrazione regionale abruzzese, grazie al contributo europeo e alla disponibilità dei proprietari dei terreni, e si trova alle sorgenti del fiume Tirino, in Abruzzo. È stata ricreata una vera e propria riserva naturale, sfruttando le acque ossigenate e pure della sorgente per costituire un'area vigilata, a prova di invasore, dove siano presenti solo gamberi autoctoni. È la prima di una serie di aree rifugio per questa specie, dove possano essere liberati i gamberi europei nati in appositi allevamenti. È come distribuire un patrimonio in una serie di cavò o cassette di sicurezza. Più cavò ci sono, maggiori sono le probabilità di salvare i beni più preziosi.